Avvocato? Oui. C'è il suo amico di ieri, lo posso far entrare? Sì, sì, fa l'entrare. Prego. Sì. Away. Oh. Ma... l'accoglienza. Ho gradito. Allora, sei andato all'industria di infissi Stamattina, vedi? Mio cugino mi ha dato la giacchetta per far bella figura, la presenza è importante. Infatti. Però niente, anche oggi nulla. Eppure non è che ho detto qualcosa giusto per farmi rispettare. Qualche regola, qualche paletto l'ho messo e mi hanno guardato così, hanno alzato le braccia. Boh. Ieri ti ho mandato pure agli studi medici associati. Certo, sono andato. Ieri proprio addirittura quelli sono messi proprio a ridere. Cioè io, non è che ho detto chissà che cosa. Ho detto giusto due o tre condizioni, che poi sono così che negli altri lavori proprio è il minimo che. E all'altro giorno che ti ho mandato al portierato per quel condominio? Dialogo zero. Cioè, ovviamente io dico la mia, tu io faccio quello che vuoi, però almeno la mia la posso dire, o no? Fratello caro, mettimi nelle condizioni di aiutarti. Cioè, ma che lavoro vuoi? Non è che voglio chissà che cosa, voglio lavorare, però alcune condizioni, per esempio, il fatto è importante che io non debba avere orari di entrata e di uscita. È già una cosa. Per esempio, poi se è il titolare, ogni tanto invita a pranzo, meglio ancora a cena. Magari fai tardi, un invito a dormire a casa sua ci può stare pure. Titolare la casa ce l'ha. Ci sta. E tu pensi che questo lavoro esiste? Certo che esiste. Mia moglie ce l'ha. Uguale proprio. Sai quante serate a cena, fuori, poi rimango a dormire, tardi, l'orario, giustamente, titolare vedi un signore. Il titolare. Sono delle fortune, guarda. Scommetto che lo stipendio è buono. Ottimo. Certe volte pure di più. Allora esiste questo lavoro? E certo che esiste, l'ho detto. Niente, allora vedremo di trovarlo. Faremo uno sforzo. Amore, ti vado a uscire? Stasera? No, mo che devo cacare. Applausi. Ma, fush. Hai ragione, amore, scusami. Vabbè, dai, ecco, un po' di rispetto. Amore. Sì? Staremo insieme tutta la vita. Siamo passate le minacce. Cosa hai detto? Ti amo sempre, ti amerò. La presenza, Tondino! Mi ha riconosciuta, Tondino! L'ho vista in chiesa, sto andando a stirare, che ho preso piccoli con le camicie. Ah, sì, giustamente. Se non faccio tutto io questa parrocchia. Ma che bravo. Ma è nuova in questo paese. Sì, mi sono trasferita da qualche giorno. Madonna, il nome? Cosa? Il nome? Cosa? Non sente, sta... Il nome? Cosa? Il nome, sto chiedendo il nome. Ma cosa è il mio nome? Come? Proprio mi chiamo Cosa. E lo so, è un po' particolare. Cioè, lui si può chiamare Cosa. E mi chiamo Cosa. Vabbè, d'altro, forse come tua madre, sicuramente. Ah, ma conosci mia madre? No, non la conosco, ma da Cosa nasce Cosa. Che simpatia. Ci vuoi venire a casa, che la Cosa nasce Cosa. Magari nel pomeriggio. Buona giornata, Dondina. Ah, bella fresca! Ah, sì! Ehi! Chi è? Giacinto bello! Ehi, Brando! Tutto a posto? Tutto a posto! Beh, come ti vanno le cose? Come devono andare? Strette! Si è capato! Ehi, e tu ieri, come è andato con quella tipa? Ieri sì, sono uscito! Sono uscito, tutto a posto, sì! Diciamo che abbiamo familiarizzato? Ho capito che cosa intendi. No, io non faccio mai sesso la prima sera. Perché è una questione di principio, diciamo. No, è che non riesco a convincerla. ci vuole il tempo, insomma. Ma non ho fretta. Anche due o tre giorni. Due o tre settimane. Qual è il problema? Tre mesi. No, continuo a fare ragazza la mano. Hai proprio esagerato. Non esistere, guarda. Hai sbagliato in tutto! Per piacere! Basta proprio, guarda! Basta! Dove stai? Ma che non esagerare, dai! Me ne vado! Guarda,
Tu non capisci? Tu non capisci quanto sei insopportabile certe volte? E com'è? Prima dici, fai promesse, 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 e poi ti dimentichi tutto. Ma cos'è? Ma veramente mi hai preso per una deficiente? Io non ce la faccio più. Basta! Ne abbiamo già parlato, dai, smettila! Ehi, ogni volta è la stessa storia con te. Tu c'hai la memoria corta, io non ce la faccio più. Per piacere, torna su, dai. Dammi un motivo per restare. È tutto intestato a me. Amore dolce della coccolina tua, orsacchiotto peloso della mogliettina tua, ma quanto sei bello, e tu sei coccolino assai, e tu sei cucciocco. Cosa ti prepara oggi? Vuoi la casa?